Se pensate che ci sia molto più da scoprire nella realtà di quello che generalmente sappiamo, se pensate che chi detiene il potere spesso e volentieri lo usa per i propri interessi, per compiere veri e propri crimini e autentiche nefandezze, cercando poi di coprire le proprie colpe, se pensate che anche nella scienza ci sia chi chiude gli occhi di fronte a ciò che non capisce o che non rientra nella sua visione del mondo, se credete che il mondo possa essere pieno di meraviglie e soddisfazioni e la vita dell'uomo non possa limitarsi semplicemente a produrre, consumare e morire, se non sopportate i prepotenti, gli arroganti e gli imbroglioni, ebbene sappiate che non solo vi capisco, ma io la penso esattamente come voi. Lo so che per alcuni risulterà strano magari sentirmi dire così, già me l'immagino, ma come? Proprio tu che smonti tutti i misteri, trovi sempre una spiegazione, ti accodi alla versione ufficiale. Ebbene, se ho deciso di fare questo video è proprio per spiegare qualcosa che evidentemente non sono riuscito a far capire a quelle persone a cui capita di guardare o sentire un mio intervento sui social o in televisione e si fa un'idea sbagliata. Attenzione, tantissime persone hanno colto perfettamente il messaggio, tant'è vero che la mia comunità continua a crescere. Gli oltre 140.000 iscritti del mio canale YouTube, i più di 300.000 che mi seguono attraverso tutte le piattaforme social e non solo. Ecco, tutte queste persone, seguendo i miei video o leggendo i miei libri, come quello nuovo che è appena uscito e che si intitola proprio Pensa come uno scienziato, come coltivare l'arte del dubbio, ecco, ve ne parlerò tra poco, i messaggi e i commenti che ricevo ogni giorno da parte di coloro che mi ringraziano per averli aiutati a farsi domande, a non fermarsi alla superficie delle cose, a voler approfondire per capire meglio e non farsi abbindolare dai venditori di fumo, sono la più bella soddisfazione che io possa desiderare. Però accanto a costoro ci sono anche diversi che magari incontrano un mio video per caso, sentono che quello che dico forse va contro ciò in cui credono e la loro reazione è quella di accusarmi, di volere nascondere la verità o di essere pagato da chissà chi per dire il falso. Ecco, se tu che mi stai guardando adesso la pensi così, allora questo video è per te. Perché in realtà, che tu ci creda o no, noi siamo molto più simili di quanto tu possa immaginare. Sono cresciuto anch'io incantato da letture e film che raccontavano di incredibili scoperte archeologiche, di avvistamenti UFO, incontri ravvicinati, di poteri straordinari della mente. Ho dedicato un video a raccontare come è nata e cresciuta questa mia passione che ti invito a guardare se ti va. Anch'io ero assolutamente convinto che queste cose fossero tutte vere, erano troppo belle per non esserlo, scatenavano l'immaginazione, ampliavano enormemente le possibilità, facevano sognare chissà quali sviluppi nel futuro. E anch'io reagivo male quando qualche scettico le metteva in dubbio, dicendo che erano solo fesserie e che non bisognava perderci tempo. Per me non era affatto una perdita di tempo, era la ricerca di un senso, di un significato per tutto quello che ci circonda, no? Chi diceva che era tutto falso, punto e basta, era il vero superficiale, non io. E lo penso ancora oggi. Il fatto che sia ancora qui a occuparmene, a studiare, dopo più di 30 anni, ve lo dovrebbe dimostrare. A un certo punto però è successo qualcosa. Ho già avuto modo di raccontarlo tante volte, ma è stata proprio la lettura di un libro a farmi accendere una lampadina nella testa. Quel libro, nel mio caso, era Viaggio nel mondo del paranormale di Piero Angela. C'è sempre stato un motivo profondo che ci ha spinto e vi spinge a smascherare ciarlatani, imbroglioni e bufale di ogni tipo. Ed è il fatto che vedere gente senza scrupoli che si prende gioco dei più deboli mi fa infuriare. Questi personaggi, si tratti di gente che sostiene di aver scoperto cure miracolose o che si vanta di aver individuato un complotto ai danni del popolo, a volte sono solo persone ingenue o poco competenti, che non sanno bene come si fanno autentiche indagini e ricerche, anche se magari sono convinte del contrario. E così si ingannano da sole e senza volerlo ingannano gli altri, distraendo l'attenzione da cure che invece funzionano sul serio. È gente che in questo modo acquisisce potere, influenza, rispetto, denaro e non si rende conto o preferisce non rendersi conto che finirà solo per procurare delusioni, sofferenze e a volte persino la morte delle persone che si fidano di loro. Anche a me è capitato di credere ad alcuni di questi personaggi. Raccontavano storie mirabolanti, sembravano persone sincere, desiderose solo di condividere le loro scoperte o i loro poteri con l'umanità.
ma si vedevano ostacolati da chi era scettico, dalle élite, dai poteri forti, che si sentivano minacciati da queste nuove rivelazioni. Solo dopo ho capito che mi stavano prendendo per il naso, che approfittavano del mio sincero desiderio di conoscere meglio il mondo e di scoprire nuove realtà per appiopparmi le loro convinzioni e ideologie fallimentari. Non mi interessano storielle rassicuranti ma false. A me interessano i fatti. Scomodi? Fastidiosi? Deludenti? Pazienza, ma sapere come stanno davvero le cose è il primo passo per progredire nelle nostre conoscenze. Chiudere gli occhi e fare finta che la realtà sia quella che ci piacerebbe fosse è il modo migliore per restare ignoranti e diventare vittime del primo imbonitore capace di toccare le corde giuste. Si tratti di un tizio che parla su YouTube o peggio di un politico dalle idee pericolose che cerca il nostro voto o che magari vuole nascondervi qualcosa. Costoro si convincono di essere gli unici in grado di riconoscere le bugie e di avere aperto gli occhi sulla realtà, mentre tutti gli altri sono pecoroni. Ma credere che tutti mentano, siano ciechi o acquiescenti al potere, non significa essere liberi dubitanti, è solo un'altra forma di creduloneria. Purtroppo ne vediamo tanti esempi, in questo periodo in particolare, tra chi si lascia suggestionare da chi diffonde bufale e false notizie sul virus e sui vaccini. Bisogna imparare a ragionare con la propria testa, così la penso io. E chiunque cerchi di descrivere me o il CICAP come gente che difende le versioni ufficiali delle cose o che è pagata per fare certe affermazioni, o nel migliore dei casi semplicemente non ci conosce, legittimo, ma oggi spero di aver chiarito qualche idea, oppure è una paura folle, che possiate iniziare a farvi qualche domanda sul serio e a scoprire che forse i veri ciarlatani, i veri disinformatori, sono proprio loro, quelli che si presentano come pensatori indipendenti e convincono chi li segue che, rifiutando qualunque tipo di conoscenza acquisita, saranno anche loro pensatori liberi. Ecco, costoro mirano unicamente a crescere un gregge di creduloni per sentirsi importanti o magari per speculare sulla loro pelle. Fatelo anche voi, provate anche voi a ragionare così, scoprirete per davvero quante meraviglie esistono nel mondo e rischierete molto meno di farvi prendere in giro. A presto!